Christophe, il nostro... Non voglio loro. Esatto, l'ha Ecco, detto la signora. assolutamente Un sì. figlio Io lo lavoro? definirei geniale, Christophe, perché Ma magari... io dopo conosco quando vanno a due poverine, sapete? Dopo Un ragazzo di conosco cuore? io. Un ragazzo di cuore, Sì. ma sicuramente magari, ecco... Ma sicuramente Sì, anche il signore sicuramente. avrà frainteso un pochino la battuta, magari non lo conosce, è stato via tanto tempo, quindi non sa che... Sapete che benedico, signora, se vuole, sapete che benedico? La barca fanno una cosa in più, la capisci ma che figlioli di monte, i figlioli di monte fanno... A noi, a me dispiace perché non glielo ho dato. Anche a me perché conosco il signor Francesco e conosco Christophe che vabbè, per me insomma sono Metto un attimo qua, affezionatissima, inutile Mamma mia, dirlo. che a dire che tu creatore, non è peccato tu figliolo malfrente, non è peccato. Giusto. Liberata, come ti stai preparando a questo santo Natale? Io? E io mi devo andare dalla figlia. Oh, e che cosa vi prepara vostra Sì, figlia? preparavo pure io, sì. Dice l'arrosto, dice i mortini, Ecco, hai e visto, vedi i Simone? cannelloni fare con le spinaci, Ma io mi sono ustionata. Ma tu sei fuori, ma ancora devo finirlo. Signora Ustionata, Simona. Liberata, mi sono bruciata con un ma lo biscotto. vedi? Questi sono i peccati. Mangiate, mangiate. Ma mi sono ustionata, brucia. Vabbè, va. Signora mia. Liberata, non mi faccia ridere, che già mi sto ustionando. Allora, Simona, andiamo a Mangiate. mettere. Ah, ecco Allora, perché. facciamo gli auguri? Grazie Cara anche a voi, liberata, signora. grazie, grazie di Un saluto a tutto. vostro figlio, signora Sonia. Grazie, un abbraccio, signora, anche ai nostri figli. Tanti Sì, ve auguri. lo Un faccio avere. bacio a Liberata. Un bacio, Liberata. Auguri, Liberata. Augurissimi. Buonasera. Auguri. Ma mi sto ustionando io qua. Hai visto? Vai, vai. Allora, Così Simona, impari, ecco. immergiamo le punte dei biscotti, vedi? Nella cioccolata. È un lavoro. Buoni, buoni questi biscotti, buoni. Elena, vieni tu, Elena, e vieni. poi, guarda, No. Simo, E questo che cos'è? e questo è il cioccolato grattugiato. No, ecco, adesso lo assaggio così perché Sì, merita. Cara gioia Elena, mia, assaggia a me niente questi ma tu sei biscotti. bravissima, cara Elena, hai preparato quello, come si chiamano Rose del deserto. Guarda, bravissima, sono buonissimi. Tu e la signora Antonella, veramente una scoperta meravigliosa. Dovrete venire qui Scottano. in primavera, Sì, vero a Elena? primavera, noi siamo a primavera. Senti, Mi cara tolgo Elena, dalla com'è teglia, così stata sì. la serata qui a MasterChef? Bellissimo, un'esperienza bellissima. Poi conoscere Christophe è stato proprio è un ragazzo Stupendo, Brava, è vero, brava, è Elena, è verissimo. Stupendo, umile, semplice e gentilissimo. Non so proprio altri. Tutto ciò di bello è Cristo. Io lo dico, È guarda, vero. Elena, per la strada, veramente, a parte il fatto che MasterChef è inutile negarlo, è un programma che. È È seguito, insomma, possiamo seguitissimo. negarlo questo fatto, ma No, la realtà è sotto gli occhi di tu tutti. di persona sei bellissima più che Grazie. televisione. Vero. Grazie, cara Elena. Vero, E io Elena. faccio gli auguri a Sonia. Anch'io a te, mi sembra. No, stavo dicendo, Elena, che tutti quanti mi fermano per strada, mi chiedono di Christophe, ma Christophe come è simpatico, insomma, ha tantissimi, tantissimi ammiratori, È vero. veramente. Questo. Guarda, può sembrare arrogante No. all'inizio, invece poi conoscerlo di persona è tutta altra cosa. È bravissimo, Proprio bravo, simpaticissimo. Cara bravo. Elena, e tu ti sei divertita? Com'è andato il ritorno? È andato bene, benissimo. Sì, Christophe ci ha portato fino a un certo punto, ci ha indicato la strada e siamo ritornati. Cara Elena, anche le cosine che hai preparato tu, le stelle del deserto, si sono quasi sterminate perché non ci sono quasi più. Datemi la Ti ricetta. ringraziamo E tantissimo. la Befana l'hanno vista le bimbe, sì. La La Befana Befana. e i miei bimbi l'hanno messa sotto l'albero insieme agli altri pensieri che ha portato Ah, Antonella. va Vi bene. ringrazio tantissimo, veramente, cara Elena. Di niente. Senti. Niente, volevo salutare la signora Rosa che ha chiamato poco fa, la signora Rosa da Cosenza. Sì. E se lei vuole unirsi a noi,
deve richiamare per avere il numero, non lo so come fare. Se vuole la signora Rosa, io sono ben felice di metterla in contatto con voi, Elena. È simpatica, le voglio porgere anche a lei gli auguri di Buon Natale. Va bene. Poco fa ha telefonato. Sì, è vero, ha telefonato prima. Sì, sì, certo, mi ricordo. E se vuole unirsi all'armata Masterchef che arriva da Cosenza, noi siamo felicissimi di questo. Cara Elena, grazie per la sorpresa di ieri e speriamo di rivedervi presto, veramente. Sì, va bene, se ti fa piacere te ne faremo altre. Se mi fa piacere, me lo chiedi anche. Va bene. Io la farò pure a voi, Elena. A ciao. Voi e alla figlia di Sonia. Grazie, anche a te. Elena. Ti ringrazio. Ciao a tutti quanti. Ciao, cara. Ti sento bene, sai, la voce vai bene. Vai bene. Ah, come mai? Perché... non lo so. Forse perché sto mangiando un biscotto. Sta mangiando, Elena. Dopo il limone, poi il biscotto alla cannella. Forse perché è proprio il telefono, non lo so. Hai visto? È proprio il telefono. Perché c'è sempre vento. C'è sempre vento, c'è sempre aria di tempesta qui. Vabbè, cara Elena, io ti saluto. Auguri a tutta la Catanzaro, Grazie. Grazie, bravissima. A tutto Mr. Chef. Che gemellano. Secondo piano, terzo piano. Attico e bagni anche, va bene. Ciao, Elena, grazie. Ciao Elena, auguri. Oh... Pronto? Simonina, pronto, sì, le pere, buona. Che dicono? Buonasera, con chi parliamo? Allora, pronto? Signora Simone, io sono una che... No. È la prima volta che chiama? Sì, è la prima volta che chiama? Stavo abbassando la televisione, perché sennò non capivo niente. Io con voi è la prima volta che parlo. Telefonavo sempre prima quando c'era la signorina Rosella. Sì, sì, cara signora, mi dice il suo nome? Allora io mi chiamo Teresa, chiamo da Borgia. Teresa da Borgia, buonasera, benvenuta, piacere di fare la sua conoscenza, signora. Ecco, io non ho chiamato perché sento tutti i problemi che tutta la sera e mi dà fastidio. Comunque, vi saluto, vi faccio un buon auguri. Auguri, signora, a noi anche a lei. Cara signora, Natale, le... perché c'è anno nuovo. Grazie. Vuole salutare al signor Giovarossi con la moglie, che siccome io ho perso il suo numero di telefono. E l'aveva dato stasera? L'ha dato prima, signora. Ah no, io sono arrivata adesso, comunque non è importante, saluto tramite televisione. Va benissimo, va cara signora, va bene, noi... Sì. Saluto a tutti voi, siete una brava... conduttrice e bravi chef che passate alla televisione. Cara signora Teresa, io mi auguro di risentirla ancora, che non resti soltanto una volta che lei ci chiama. Io spero di sentirla spesso. Allora, io prendo sempre il cellulare per chiamare, solo se non posso prendere mai il numero. Ah, ecco, non riesce a prendere la linea, però io signora stasera che l'ho conosciuta non posso lasciarmela sfuggire, no? Certo. Io voglio che lei, insomma, ci chiami più spesso perché ho avuto molto piacere di fare la sua conoscenza, signora Teresa. Io chiamavo sempre prima quando c'era... ma lei deve continuare a chiamare, signora, continui a chiamare perché a noi fa tanto piacere... Non è che sono una ragazza, non è che tutti le sere contento col cellulare in mano. Ha ragione, perché ci sono tante telefonate, è vero, sono tantissime le telefonate. Però signora, come è riuscita questa sera, io mi auguro che magari ci possa riuscire Simona, ancora. Questi li lasciamo così, sì, va bene, senza Sonia. Niente. Va bene, io sposto per la vostra mamma, non è che sono una ragazzina, comunque. Vi saluto a tutti e faccio l'auguro a tutti per buona festa. Grazie, anche a lei, cara Teresa. Signora, grazie mille, ci auguriamo di sentirla ancora. Arrivederci, Teresa, grazie. Arrivederci. Grazie. Scusate. Oh, allora. Mi ero dimenticata della mia bimba. No, mi raccomando, la tua bimba, per carità. Allora, i biscotti sono pronti. Sono pronti. Poi, eccoli qua. La torta nel forno la che si stava caramellando. Oh, ci siamo un po' distratti, vero? No, no. No, va bene, no. Scusa Sonia, pronto? Anche da Sonia. Pronto? Sì? Anche da Sonia. Buonasera, chi è? Chi è? Nina, Sonia, Soverato. Nina? Oh, Nina, buonasera, una carissima amica di mia mamma. Oh, bella. Un bacio, signora Nina, arrivo un subito. Bacio, sì. Simona, no, il grill solo, gentilmente. Solo il grill. Un attimino, signora Nina. Signora Nina, buonasera, benvenuta. Perfetto. Ditemi signora, sì. È qua. Come sono qua. Vai? Come vai?